Come Maria, rubrica di spiritualità mariana a cura di Don Tonino Panfidi, una produzione Radio Più Roma. Una delle cose che mi ha entusiasmato di più nei miei studi di Sacra Scrittura è che la figura di Maria nei Vangeli viene presentata in modo progressivo. Nel Vangelo di Marco, che è il Vangelo del catecumeno, il più semplice, lei viene citata ma non nominata, non viene detto il nome di Maria. Il Vangelo di Marco non ha i Vangeli dell'infanzia, quindi non viene raccontata l'annunciazione, la nascita di Gesù. Il Vangelo di Marco parte subito con il battesimo del Battista. Ecco allora che lì viene solo citata in due versetti. Il Vangelo di Matteo, che ha il racconto dell'infanzia, cita Maria, la nomina. La cosa bella è che è sempre il riferimento a Cristo. Se c'è Maria c'è Gesù, se c'è Gesù c'è Maria. Il Vangelo di Luca è un Vangelo in cui Maria entra nella scena e diventa protagonista. Luca la fa parlare. Nel Vangelo di Luca c'è l'Annunciazione, quindi Maria dice eccomi. Maria poi dice l'anima mia magnifica il Signore, quasi dandoci le parole di chi è nel progetto di Dio e di chi è invaso dalla grazia. Maria diventa veramente protagonista, parla, canta e ci dona il modo di essere davvero presenti nel mondo con la grazia di Dio. Il Vangelo di Giovanni porta al culmine questa presenza di Maria, perché Giovanni la presenta come la persona più importante nell'evento per eccellenza della vita del Salvatore. E come abbiamo spiegato qualche incontro fa, Maria diventa la donna che è accanto all'uomo nuovo. Maria è la nuova Eva, perché sotto la croce diventa la madre dei viventi, dei credenti. Maria, nell'ora della rivelazione dell'amore di Dio, è lì che come madre ci partorisce alla vita nuova. Vedete come dal Vangelo di Marco, poi quello di Matteo, poi quello di Luca, fino al Vangelo del discepolo prediletto, Maria ha una progressiva collocazione al centro dell'evento di grazia, al centro della redenzione. La Chiesa ha avuto una progressiva maturazione della presenza di Maria. Avviene così anche nella vita di ognuno di noi, perché all'inizio giustamente incontriamo il Cristo, è Lui il senso della nostra fede. Ma man mano che Cristo diventa sempre più pienezza di relazione personale nella nostra vita, Maria interviene come colei che ci genera nella grazia, che ci genera il Cristo, che ci dà le parole giuste, e dobbiamo essere come lei per arrivare ad essere pienamente cristiani. Davvero, Maria è il modello del cristiano e il cristiano è come Maria.